È il momento del Gran Premio Tino Triossi, prova di gruppo 1 sui 2100 metri per cavalli di 4 anni internazionali. 15 al via con l'Etoché, numero 1, favorito del gioco in questo momento quando le operazioni si stanno chiudendo. Prima fila per l'Etoché, Libeccio Griff, Royal de Crepon, Royal Crown, Light Kronos, Lester, Lana del Rio e Lisa America. Seconda fila per Repeat Love, La Danny Bar, Like Di Poggio, Lambro, Lawrence del Ronco, Larry Bird e la Ludwig B. Allineamento che si è completato con i cavalli che tra poco saranno abbandonati dal mezzo meccanico e lotta 3 per il comando da corsa tra Royal Crown, Like Kronos e Lester, con Royal Crown che tiene la corda rispetto a Light Kronos. Si accoda Lester in seconda pariglia mentre ha la corda. C'è il numero 2 di Libeccio Griff. In vantaggio Royal Crown, in seconda posizione Light Kronos a largo, prosegue Light Kronos in corda in terza posizione, ha preso posto il numero 13 Lorenz Del Ronco, primi 400 in 31 e 4. A largo c'è il volo che però è squalificato, c'è il volo del numero 3 Royal de Crepon che però io vedo a tabellone. In vantaggio è Royal Crown in seconda posizione per Varchi Libeccio. All'esterno c'è la terza corsia del numero 9 Repeat Love, anticipato poi da Light Kronos. Cavalli che vengono davanti alle tribune. Con questo punto Light Kronos che si avvantaggia sullo squalificato, perlomeno così sembra, Royal de Crepon, mentre all'esterno c'è Repeat Love che prova ora a fare, si sposta Royal de Crepon per riandare di nuovo sul battistrada, mentre Light Kronos continua così a conquistare il comando delle operazioni, seguito da Royal Crown, più indietro ancora Libeccio Griff alla corda. Cavalli che sono sulla retta opposta alle tribune con Light Kronos in vantaggio. In seconda posizione in corda rimane Royal Crown. A largo Repeat Love, c'è la mossa in terza ruota di Lana del Rio, la cui scia è presa a largo anche dal numero 8 Lisa America. Lana del Rio che va all'attacco di Light Kronos a traguardo lontano. A largo c'è anche Lisa America. Sta passando Lana del Rio nei confronti di Light Kronos. A largo Lisa America. Dietro Lisa America c'è anche l'Etoché che sta avanzando e ora subisce l'anticipo di Royal Crown. Quando siamo a tre quarti della piegata conclusiva, in vantaggio Lana del Rio sulla sua pista, poi Lisa America, a largo l'Etoché in dirittura di arrivo, Lana del Rio ha allungato, ha preso 4 di vantaggio a Lisa America, si gira a controllare Santino Mollo, è in chiaro vantaggio Lana del Rio nei confronti di Lisa America, negli ultimi metri di corsa Lana del Rio, Lisa America, a largo l'Etoché, Lana del Rio viene a bissare il successo del derby, Lana del Rio, la padrona di Tordivale, la figlia di Varenne. Splendida prestazione, ancora una volta. Buon secondo l'Etoché che è venuto nel finale a cogliere la seconda moneta dopo percorso in